termine del match vinto dalla Juve Stabia per 1-0 contro il Colanese, ascoltiamo le parole di mister Ciro Ferrara. Ciao mister. Buonasera. Mister, un match comunque importante, una sgambata importante per mettere benzina nelle gambe. Sì, diciamo che vista la preparazione del campionato, l'esigenza di fare una partita con una squadra quadrata di categoria quasi pari alla nostra. Abbiamo trovato una buona Colanese, preparata, ben messa in campo, è stato un buon, penso, trampolino di lancio per loro e una buona prova per noi, che poi andremo a affrontare partite difficili. Dico questo perché siamo contenti, perché non si è fatto male a nessuno. L'unica nostra preoccupazione era questa, perché ci sono dei carichi di lavoro abbastanza alti in questo periodo di precampionato e quindi abbiamo già dovuto far meno di 3 giocatori importanti per noi, però alla fine siamo contenti per questo. Una nota nuova, possiamo definirla così, è il modulo. D'inizio di questo match si è giocati col 3-5-2, è una sorpresa di questo avvio di stagione, visto che si è sempre giocati col 4-3-3. Ricordo che siamo in precampionato, dobbiamo provare delle cose. Non sempre potremo giocare con il nostro modulo, troveremo squadre che bisognerà scardinare in modo diverso, quindi proviamo diverse soluzioni e all'occorrenza lo useremo. La conferma di Allievi può essere l'arma proprio per far sì che questo 3-5-2 possa essere riproposto più volte? Sì, ma abbiamo una squadra abbastanza duttile, può fare sia 3-5-2 che 4-3-3, possiamo cambiare pelle, però bisogna lavorarci sopra, ecco. In questo periodo del campionato è il momento giusto per lo fare. Mister, non c'erano Strefezza e Cancellotti problemi fisici, o per Cancellotti c'è anche dell'altro? No, tutti quelli erano fermi, sono problemi fisici, anche Paponi era fermo, tutto per lo stesso motivo. Paponi però questa mattina si è allenato, ha saltato la partita di questo pomeriggio. Strefezza invece e Cancellotti erano in disparte. Hanno qualche giorno in più sotto Strefezza da stare a riposo. Proprio nell'ultimo momento abbiamo saputo che c'era questo piccolo problemino, abbiamo ritenuto opportuno tenerlo fermo per non rischiare, non c'era necessità di rischiarlo. Attendiamo ovviamente l'inizio della stagione, l'11 si saprà qual è il calendario della Juve Stabia, però siamo ormai arrivati quasi alla metà del mese di agosto, possiamo cominciare a tirare un bilancio di questo primo, diciamo, avvio di stagione? Siamo contenti perché la disponibilità delle ragazze è massimale, quindi più non possiamo chiedere a loro. Noi stiamo lavorando sodo per cercare di presentarci meglio possibile all'inizio del campionato. Dove possiamo arrivare lo diremo, ancora presto per dirlo, ancora non conosciamo la nostra reale forza, aspettiamo ancora qualche settimana. Mister, Alessandro Mastalli, un talento, possiamo definirlo così, oggi con la maglia numero 10, un amichevole, quindi lascia il tempo che trova, però ad Ascoli con la fascia da capitano ha sentito forse un po' la pressione di quella fascia sul braccio, però comunque un ragazzo che sa il fatto suo e può essere un'arma in più della Juve Stabia. È un ragazzo serio, la fascia se l'è meritata sul campo, tutti i compagni gli vogliono bene, si fa apprezzare da tutti, quindi non vedo perché non dargli la fascia, quindi se l'è meritata se la tiene. Poi una partita può andare bene o male, si può giocare bene, ma tutto sommato non credo che abbia disputato una cattiva partita ad Ascoli. Un po' sottotono rispetto alle sue prestazioni usuali, però siamo contenti anche di lui. È importante anche la duttilità nei calciatori, la si nota in particolare in un ragazzo dentice che è stato provato sia a sinistra che a destra, anche questa può essere un'arma in più. Sì, l'ha sempre fatto, ha giocato sia a destra che a sinistra, sia a 5 che a 4, quindi è un esterno che è molto tenace e caparbio, quindi sa farsi rispettare, quindi poi è un ragazzo sempre disponibile, vuoi mettere qualsiasi parte ti renderà sempre. Il mercato chiude a fine mese, mister, ci si aspetta qualcosa in entrata o c'è anche qualcosa in uscita ancora da risolvere? Ma ancora qualcuno deve risolvere, che non ha ancora deciso se rimanere o no, ne aspettiamo, in base a quello poi vedremo se ci sarà qualche buco da tappare. No, mister, lo devo chiedere a livello soprattutto mentale, di fattore campo, quando può incidere all'inizio il fatto di non poter giocare a meglio? Sicuramente io spero che l'apporto dei tifosi non venga a mancare solo perché siamo lontani dal mente. Io so che la tifoseria nostra è una bella carica e ci vorrà dare una mano. Noi anche un appello che facciamo, se ci stanno vicini, ecco, forse possiamo tirare da questi ragazzi il meglio e il prima possibile. Si parla di un mercato, qualche giorno fa è stato destinato Omar Gaglio, quindi rispetto magari, ecco,
diciamo, anche da quelle caratteristiche può essere comunque una scommessa da riquestare in questa stagione, considerando anche, diciamo, la classe 98. Sì, è quello, è un ragazzo che, in cui vediamo delle qualità che da sviluppare, che bisognerà lavorarci molto vicino, ancora un grezzo, però un ragazzo molto volenteroso, una storia pesante alle spalle che gli darà sicuramente la forza per poter arrivare magari in traguardi più importanti.